Il 21enne San Cataldese Fausto Terrana è il nuovo segretario provinciale Giovani Democratici che prende il posto di Marco Andaloro, attualmente assessore a San Cataldo. Il giovane Terrana frequenta il terzo anno di giurisprudenza a Bologna. Durante gli anni di liceo scientifico, al Volta di Caltanissetta, ha ricoperto diversi ruoli all'interno della consulta studentesca. È stato infatti presidente provinciale, regionale e poi segretario nazionale. Sin da giovanissimo ha mostrato il proprio interesse per la politica, simpatizzando per il Partito Democratico. L'elezione del segretario provinciale è avvenuta nel corso del quarto congresso dei giovani democratici nisseni, svoltosi online martedì 25 gennaio. Nominati anche i componenti della segreteria: Edoardo Capobianco, quale vice segretario, Salvatore Nastasi, Eugenia Campo, Federica Giarratana, Francesco Carletta e Salvatore Ribera. Con il congresso provinciale dei giovani democratici della Federazione di Caltanissetta vogliamo aprire una nuova fase di politica all'interno del nostro partito e all'interno della nostra provincia. Vogliamo costruire una casa all'interno della quale ci si possa sentir parte di una storia condivisa che metta al centro la programmazione, quell'elemento che ci consente di predeterminare i nostri obiettivi in relazione ai nostri valori, alla nostra storia e che ci consente di predeterminare quegli elementi da affrontare, gli step e di indirizzare il nostro percorso politico. Abbiamo scritto un documento politico che ha attenzione alla tematica del lavoro, garantendo la qualità del lavoro negli appalti pubblici, gli studenti e le studentesse sulla tematica dei trasporti, dell'edilizia scolastica, sull'apertura di nuove aule studio, perché nelle condizioni attuali è impossibile avere degli spazi di aggregazione culturali ed è impossibile studiare a Caltanissetta e nella provincia di Caltanissetta, sulla tematica dei diritti, con l'approvazione della nostra mozione sulla calendarizzazione della legge regionale sul difensore civico, figura mediana tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sulla nostra mozione sulla tampon tax e quindi affrontare la questione di genere e la questione giovanile. Insomma, vogliamo dare attivamente il nostro contributo per migliorare il Partito Democratico ed aggiustare le sue storture.